All'interno della chiesa parrocchiale del Porto a Fano, anche quest'anno Rolando Gasparoli ha voluto regalare alla cittadinanza, ma soprattutto alla zona del mare, il nuovo presepe. Dopo il successo dello scorso anno, Rolando in questo 2021 si è superato realizzando nuovi scenari e luoghi caratteristici della città, dal centro storico con la fontana e il mercato alla zona portuale fino alla Fano sotterranea. Nel presepe è rappresentato un pochino la mia Fano, quella che ho sempre visto e che quando abitavo all'estero sognavo. Ho cercato di rappresentare un pochino il centro storico di Fano con l'Arco d'Augusto, l'università, tutta la parte del Pincio. Dopo in alto abbiamo tutta la parte della campagna con Monte Giove, le ville residenziali, gli agricoltori, addirittura un mulino a vento. Tornando alla nostra chiesa del Porto, che c'era già anche l'anno scorso, è stata rimessa. Tra le tante novità, la natività, realizzata in un luogo molto particolare. È stata fatta su una barca, una cosiddetta batana, perché nel sogno di tutti i pescatori era di avere un presepe su una barca, e su questa barca troviamo anche dei cocomeri, erano trasportati anche con barche e i ragazzini si divertivano a gettarli in acqua per poi recuperarli alla fine del molo. Molto soddisfatto del lavoro è il parroco Don Gianfranco Casagrande, che ha intitolato il presepe La mia Fano, Gesù nasce dove si lavora e si soffre. Il Natale quindi è il memoriale grande, significativo di un avvenimento straordinario, un avvenimento che ha toccato anche la nostra storia umana. La nostra datazione infatti inizia dopo la nascita di Cristo. Siamo 2021 anni dopo la nascita di Cristo. Un avvenimento straordinario e una persona eccezionale che è Dio stesso, che ha voluto mettersi in relazione con noi uomini e donne per stabilire insieme con noi la civiltà dell'amore. La struttura del presepe, compreso di giorno e notte, è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione dell'associazione Il Ridosso. Importante è il fatto che il presepe riprenda una parte del porto e nel silenzio della chiesa sentire il rumore dell'acqua è come sentire la risacca del mare quando il mare è in bonanza. Quindi noi auspichiamo che ci sia tante persone che vengono a vedere questo presepe.